bella preghiera che viene messa in bocca a Maria Vergine, il Magnificat, ha dei legami molto forti con la letteratura di Qumran. Quella bella preghiera che viene messa in bocca al papà di Giovanni Battista, Zaccaria, Benedictus, ha molti legami con la letteratura teologica di Qumran. Quella breve, stupenda preghiera che viene messa in bocca a Simeone quando prende Gesù in braccio, anche questa ha dei legami letterari teologici con Qumran. Paolo, quando dettava le lettere, non è che dettasse parola per parola. La lettera ai Romani sembra proprio di sì, parola per parola, perché abbiamo i cosiddetti casi pendentes, cioè frasi sospese che non vengono completate, che vuol dire che lui dettava, adesso andiamo a dormire, domani riprendevano e non si preoccupava di completare il concetto, ma ne riprendeva un altro. Per cui riusciamo anche a stabilire in quanti giorni è stata scritta la lettera ai Romani. Altre volte invece Paolo diceva al suo segretario: guarda, io voglio esprimere queste quattro idee, adesso scrivi. In uno di questi casi noi troviamo il segretario che parla del demonio e gli mette nome Beliar, ma Beliar è il nome che davano i Qumraniti al demonio. E lo troviamo solo lì, perché in tutti gli altri ambiti letterari, teologici del Nuovo Testamento, il demonio può essere chiamato Satan o demonio, diavolo, ma Beliar solo lì. Questo ci sta a dire che uno dei personaggi che aiutava Paolo nella stesura delle lettere veniva da Qumran. Quindi c'è questo dato. Se poi volete aggiungerci anche un altro piccolo particolare, il Cenacolo, che è il luogo della Chiesa nascente, si trovava nel quartiere Esseno di Gerusalemme. Il quartiere Esseno era lì dove i Qumraniti avevano il piede a terra, i vari appartamenti, per cui quando venivano in città andavano ad abitare lì. Ecco, questi dati ci dicono che c'è stata un'osmosi, uno scambio, una conoscenza tra Chiesa nascente e Qumran, su questo non c'è dubbio. Ma che Gesù praticasse il Midrash Pesher è altrettanto evidente. Da chi lo ha imparato? Purtroppo non sappiamo chi fossero stati i maestri di Gesù. Non lo sappiamo. Che lui fosse rabbino era riconosciuto. Fatto sta che lo chiamavano così. Ma per essere rabbini non è che uno una mattina si svegliasse e dicesse io sono rabbino. Doveva avere un timbro ufficiale. E allora chi gli era dato questo timbro ufficiale? Purtroppo non abbiamo nessuna documentazione, nessuno ha tirato sul velo su questo tema, su questo argomento. Non abbiamo notizie, quindi di ciò che non si sa non si parla. Ma probabilmente lo deve aver imparato dai suoi maestri. D'altra parte era giocoforza per lui adoperare questo metodo, perché lui ha adempiuto l'Antico Testamento e quindi è stato costretto a dire: guardate, l'hai scritto e io faccio, l'hai scritto e io faccio. E la Chiesa, discutendo con gli ebrei, è stata in qualche maniera costretta ad adoperare questo criterio di lettura della Bibbia, per dire: guardate, lui è il Messia, così è scritto nell'Antico, così lui ha fatto. Dunque, per necessità, ma anche per concomitanza temporale, il Midrash Pesher è stato una specie di lettura principale che la Chiesa nascente ha adoperato quando leggeva la scrittura. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli si davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: c'è qualcosa che non ci quadra. Questo dicevano. È figlio di un falegname.
non può avere culture. Per noi un'affermazione del genere sembra blasfema, ma guardate che in Oriente il padre trasmetteva il mestiere al figlio. E quindi papà falegname, figlio falegname, nipote falegname. Noi oggi siamo abituati in maniera totalmente diversa. Papà medico, figlio musicista. Nipote operaio. Nessuno si meraviglia. Per cui loro si meravigliavano che un figlio di un falegname fosse diventato rabbino e avesse questo modo così accattivante di parlare. Le parole erano... Cos'è scritto? Piene di grazie. Qui Gatta ci cova, questo è stato il pensiero dei nostri amici di Nazareth. Gesù li previene dicendo, guardate, certamente voi mi criticherete, perché direte a me, tu sei un contadino rifatto. Però vorrei che teneste presente questo dato. Mi state chiedendo di fare i miracoli che ho fatto a Cafarnao, li farà dopo, nella descrizione di Luca. Però, vista la vostra poca fede, non li faccio, non posso farli. Guardate che questo è già successo in passato. A Elia e a Eliseo. Elia ha fatto questo miracolo della pioggia, ma non l'ha fatta agli ebrei, l'ha fatta una donna di Sarepta. Gli ha chiesto la farina, l'olio, ha fatto il pane, e la donna dice adesso moriamo perché non ho più niente, c'è la siccità, e Elia dice no, guarda, viene la pioggia, e quindi non c'è più carestia. Naaman, che era Siro, era di Damasco, viene guarito dalla lebbra, non un altro ebreo. Quindi Gesù cosa sta dicendo? Guardate che Dio non ha limiti per fare miracoli. Non è che i miracoli avvengano solo dentro al mondo ebraico, al mondo dei figli di Abramo. Però nel caso vostro non è possibile. Come non è stato possibile allora perché gli ebrei erano senza fede, all'epoca di Elia e di Eliseo, così anche qui siete senza fede, non è possibile. E questi girano i venerdì e stanno per ammazzarlo. Ed è strano questa dicitura, provate ad osservare. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Lo cacciano fuori della sinagoga, lo cacciano fuori della città, lo portano su questo ciglio del dirupo per ammazzarlo e poi improvvisamente, ed egli passando in mezzo a loro si mise in cammino. Cos'è un miracolo questo? Chi lo sa, può darsi di sì. Qui c'è qualche cosa che a noi sfugge, però senz'altro sotto sotto c'è questa autorità di Gesù che comunque viene riconosciuta. È un'autorità però contrastata, controversa, perché incute da una parte rispetto, ma dall'altro sdegno e rabbia, perché sta sconvolgendo la logica delle persone. A Cafarnao, invece, avvengono due dati molto importanti. Il primo dato riguarda questo esorcismo. Al versetto 32, nel sommario, si dice che erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. In questo caso, la parola aveva autorità, per Luca significa aveva efficacia. Non era dunque solo una parola intellettuale, ma era una parola che operava, faceva qualcosa. Per questo ha autorità.
Se voi vedete il brano parallelo, in Marco si dice che insegnava con autorità, non come gli scribi. Forse riusciamo a capire meglio Marco, perché in Marco si dice che Gesù, quando parlava, non era come Don Renato o qualcun altro che dice, guardate, il testo dice così. E quindi l'autorità dipende dal testo, non dall'esegeta, non dal biblista. Gli scribi, che erano i nostri antesignani, gli scribi erano gli esegeti dell'Antico Testamento. Anche loro parlavano come parlo io, cioè io sono solo una voce, io sono un nessuno. Io do voce al testo, ciò che è importante è il testo. Gesù invece no, non insegnava come gli esegeti. Insegnava dando autorità a ciò che diceva e fondando ciò che diceva sulla sua persona. Come faceva questo? Attraverso i segni che lui poneva. Vi dico, io sono colui che guarisce quello lì, guarisce quello lì, guarisce questo qua. Non mi credi? Guarda, tac, tac, tac. Mi capite qual era la logica? Quindi l'autorità di Gesù nasceva dal fatto che lui fondava il suo insegnamento sulla sua persona. Pur citando l'Antico Testamento, pur rifacendosi alla Bibbia, ma l'insegnamento suo. Non era un insegnamento che uno poteva avvicinare da qualche altra parte con qualunque altro mezzo. La sua parola dunque aveva autorità. Conosciamo l'episodio della guarigione dell'indemoniato. E dopo questa guarigione il testo dice che la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante, per forza. Stessa cosa accadrebbe anche a noi. Se alla Chiesa del Cristo qualcuno facesse qualche miracolo, non una volta sola, ma ripetuti, cosa faremmo noi? Staremmo qui? Andiamo là? Per forza, è umano. Per quanto riguarda dunque questo episodio, ciò che è importante è che Gesù ha autorità nei confronti degli spiriti impuri, cioè degli spiriti demoniaci. Nel mondo biblico la morte fa parte di questa operatività demoniaca. La malattia e la morte sono in mano al demonio. Il fatto che Gesù abbia autorità nei confronti del demonio significa che Gesù ha autorità nei confronti della morte. Cioè è uno che sta sconvolgendo la normale concezione della vita. Tutti dobbiamo morire. Sì, ma questo qua è venuto a dimostrare il contrario. E quindi è un qualche cosa che sconvolge. Tenete anche presente questo e finiamo subito. Nel mondo biblico la febbre è l'anticamera della morte. Ora seguite un momentino il nostro testo. Scusate, alla linea 71-82 io vi ho messo tutti i testi di Luca dove c'è il verbo comandare. Ci sono alcuni modi di adoperare il verbo che non sono consoni alla nostra cultura. Vedete la linea 77. Nella Bibbia italiana non è scritto Gesù comandò di tacere a Giacomo e Giovanni, ma Gesù rimproverò Giacomo e Giovanni. Questa è la traduzione italiana, ma il verbo è comandare. Oppure, alla linea successiva, 78, non state attenti, ma state attenti a voi stessi,
Invece il testo originale dice comandate su voi stessi. A parte dunque queste piccole varianti di significato, ma se voi notate, quando Gesù comanda, comanda il silenzio ai discepoli, comanda i venti alle acque, comanda i demoni, comanda la febbre. La febbre è l'anticamera della morte. Bene, detto questo, provate a vedere il versetto 39 e abbiamo finito. Si chinò su di lei, la suocera di Pietro. Comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Adesso abbiate pazienza, andate alla linea 85. Nel capitolo 24, versetto 46, si cita una profezia dell'Antico Testamento dove si dice che anastenai en necron tetrite emera, risorgere dai morti il terzo giorno. Sempre al capitolo 24, versetto 7, gli angeli, rivolti alle donne che erano andate al sepolcro per ungere il corpo di Gesù, dicono, guardate che Gesù aveva detto che sarebbe anastenai, sarebbe risorto, tetrite emera nel terzo giorno. Qual è il verbo adoperato? Anistemi. Anastenai, anastenai. E subito, versetto 39 del nostro testo, e subito, e qui c'è il verbo anistemi, lo stesso della risurrezione. E subito risorse in piedi e li serviva. Due brevi considerazioni. La prima, Luca, come considera questa guarigione? Non la considera una guarigione e basta, la considera una vera e propria risurrezione, perché adopera lo stesso verbo. Chiaro? Secondo, come Luca considera questo fatto così meraviglioso di cui è stata destinataria la suocera di Pietro? Lo considera un fatto di cui il soggetto non deve gloriarsi, ma deve tradurlo in servizio. Si alzò. E poi si è messa a servirli. Qualunque graziato da Dio è chiamato ad entrare in questa logica. Si riceve da Dio un dono per servire, non per tenerselo per sé e gloriarsi del dono ricevuto. Questa è la logica che noi scopriremo in tutto quanto il Vangelo di Luca. Arrivederci.